c'era una periodicità, era uno a uno e il lettore era passivo. Poi il Santo Graal è arrivato, ha portato in terra la tavola e a quel punto si è creata una nuova cosa. Per esempio, dai giornali e riviste siamo passati agli smartphone e tablet. L'informazione è diventata e sta diventando sempre di più personalizzata, cioè non mi interessa più avere un'informazione precostituita. Già non funziona più la pagina homepage di Corriere.it, cioè non è che sta non funzionando l'informazione cartacea, anche un'informazione su media digitale che però mi viene imposta è un'informazione che oggi sta andando in discesa. La periodicità è diventata un tempo reale. Qui, mi insegnate voi, siamo nel mondo della condivisione e quindi il lettore non è più passivo ma diventa attivo. Che sia attivo con un like, che sia attivo perché è un blogger e scrive, comunque il lettore è attivo. Quindi oggi abbiamo dei nuovi editori e dei nuovi approcci. C'è un editore che ha i suoi contenuti, come arriva agli utenti e ai loro device? Oggi noi vi presentiamo quelli che sono cinque. Se non ho sbagliato, 4-5 possibilità che poi corrispondono in alcuni casi a prodotti che abbiamo testato e quindi abbiamo anche un riscontro se poi vogliamo approfondirlo. Beh, abbiamo detto che ci sono delle app custom, quindi io mi metto a realizzare delle applicazioni ad hoc dove i modelli sono tendenzialmente sono free. Immaginatevi, oggi tanti marchi della moda stanno arrivando sui nuovi device, ci arrivano con un modello free, hanno una logica di awareness del loro brand. Altri ci arrivano con, oh, sei troppo veloce, non ce la faccio, sono 40 e passanti. Se no, abbiamo un altro tipo di possibilità. PDF. Oggi gli editori tendenzialmente realizzano i loro giornali con il PDF, classico. Iniziano ad avvicinarsi al mondo dell'editoria digitale a piccoli passi. Il primo passo è proprio quello di trasformare quello che è il PDF, quindi pre-stampa cartacea, in un contenuto che possa diventare un contenuto fruibile sui device mobili. In questo caso i modelli possono essere free, ma quelli che stanno andando per la maggiore, molto influenzati però dalle logiche di billing di Apple, un giorno sono una cosa, un giorno sono un'altra, e quindi c'è anche questa instabilità di mercato, tendenzialmente sono o l'acquisto di una copia singola oppure la sottoscrizione di abbonamenti. Poi noi abbiamo definito Mashup. L'editore però ha tanti contenuti. Pensate a un quotidiano. Gli amici che ci hanno ospitato qua oggi lavorano per il giornale di Brescia. E per esempio già in Brescia è comunque un quotidiano, no? Quindi durante la settimana fruisce, fa fruire ai suoi lettori di una quantità molto alta di contenuti. Che ha però un problema, sono ben impaginati in una certa maniera e hanno una bellissima foto a colori, tendenzialmente la devono ridurre e metterla in bianco e nero. Oggi ci sono delle tecniche, dei software. Alcune le abbiamo anche noi, che consentono all'editore durante la realizzazione, per esempio, di un quotidiano di mettere da parte in maniera automatica alcuni articoli, alcuni contenuti, per poi metterli tutti insieme sotto una nuova veste all'interno di un'applicazione. In Italia l'esperienza più importante credo sia R7 di Repubblica, che non è altro che poi le cose che vengono pubblicate all'interno di Repubblica durante la settimana e poi vengono reimpaginate e nasce un nuovo contenuto. Nasce un nuovo contenuto, cioè va a interlocutori, per esempio, che non comprano la Repubblica. Quindi il mondo del digitale attraverso le applicazioni sta creando anche un mercato che non è cannibalizzante nei confronti di quello tradizionale, ma che può essere aggiuntivo. L'ultima moda, chiamiamola moda, non è un termine differente. La nuova via che stanno sperimentando alcuni editori è quella dell'HTML5. Quindi vedete come si continua a interlacciare il mondo dell'applicazione con il mondo del web. Parliamo di HTML5. Bello da dirsi, in realtà sotto questa scelta c'è una scelta economica. Perché? Perché se io faccio un'applicazione HTML5
sfuggo al controllo di Apple. Perché? Perché banalmente l'aggiornamento di queste applicazioni e in alcuni casi anche il download, per esempio alcuni giornali americani hanno messo nella loro home page del loro sito la possibilità di cliccare, quindi aprendo Safari dal vostro iPad potete scaricare l'icona esattamente come se fosse un'applicazione scaricata da Apple, dove dentro c'è un giornale che si realizza con una tecnologia evidentemente web. Questo consente quindi di bypassare il 30% delle revenue verso Apple e consente di applicare modelli che magari sul web funzionano e quindi non buttare via tutto quello che è stata l'esperienza. L'ultimo trend che si sta affermando è quello dei micro magazine, cioè tutto quello che oggi ho sentito, per quello che ho potuto ascoltare, voi essendoci due sale è sempre molto complesso, non conoscendo molte delle realtà che hanno presentato, però quello che ho capito è che comunque tutti voi, chi più chi meno, si sta focalizzando sul portare avanti qualcosa di molto verticale, no? Chi il food, chi le altre situazioni, chi i consigli per la giornata e via dicendo. Beh, immaginatevi che oggi, tornando alla primissima, una delle prime slide, l'informazione deve essere personalizzata e quindi quello che stiamo cercando di fare noi e che ha cercato di fare Flipboard, che ha cercato di fare Pulse, stiamo parlando di beati loro, tutte situazioni che hanno già fatto un round B, hanno già raccolto diverse decine di milioni di dollari, è dare uno strumento all'utente e quindi al lettore per crearsi una propria informazione personalizzata. Non ho voluto scrivere aggregatori perché mi sembra un termine un po' brutto. Secondo me oggi su quella particolare esperienza siamo veramente all'inizio. Flipboard ha aperto una strada, ha fatto la sua raccolta, ma credo che nei prossimi mesi probabilmente troveremo qualche follower di Flipboard che riuscirà a trovare una chiave che porta non solo al consumo dell'informazione ma anche alla proposizione dell'informazione in un unico mix che si baserà prevalentemente su una soluzione mista tra una catena del 5 e un'app nativa e consentirà a tutti di avere un proprio micro magazine. Quindi giorno 1, ora 1, minuto 1, siamo tutti uguali. Dopo un giorno probabilmente il mio micro magazine, partendo dalla stessa base, sarà molto diverso dal suo, perché sarà settato, come anche dei sistemi di diario evoluti, sarà settato sui nostri gusti personali. Velocemente una passerella di quello che abbiamo fatto, semplicemente per farvi capire più o meno dove siamo andati. Beh, questo è l'evento di Story Roma che abbiamo realizzato insieme a Mondadori e che è stato davvero un caso di grande successo. Siamo stati nella top 10 di App Store, in ufficio abbiamo un bellissimo screenshot non lavorato a Photoshop dove noi siamo appena sopra Angry Birds, è ovviamente durato un minuto, siamo stati molto bravi a catturare l'immagine, ce la portiamo con tutti i nostri VC che stiamo andando a incontrare, Steve Jobs, Angry Birds, già lì si entusiasmano e quindi entrano un po' meno nel business plan. E questo ci aiuta. Abbiamo lanciato, sempre insieme a Mondadori e da Storina in questo caso, il primo fumetto italiano lanciato non con una fruizione semplicemente di PDF, come dicevamo prima, ma in questo caso abbiamo creato un vero e proprio environment, un vero e proprio contenuto nuovo, per cui addirittura attraverso Bubble Viewer, che è questa nostra tecnologia, siamo riusciti a ricreare un covo inedito di Diabolik, che sembra una cosa banale, ma vi assicuro che quando poi abbiamo fatto vedere cosa si poteva fare, si sono scatenati i migliori disegnatori di Diabolik originali per creare un covo inedito, cioè questo è il covo dei covi, così mi hanno spiegato, dove c'è più o meno dentro tutto. Francamente in salotto una Jaguar non l'avevo mai vista, però questo è quello che ci hanno dato e siamo andati al numero uno anche in questo caso e questo tipo di proposizione ha dato una nuova impulso all'editore Storina, in questo caso parlando di Diabolik, perché è andato a catturare un pubblico che oggi non compra Diabolik in edicola. Questa è l'unica deroga a tutte le cose che ho detto prima. Come dovevamo finanziarci, abbiamo deciso di fare un'applicazione custom. È stata la prima applicazione di Applix, un'applicazione realizzata per Fiat. Abbiamo partecipato da
veramente da sfigatissimi, perché era tipo qualche giorno che eravamo nati ad una gara internazionale e vi ricordate, il Twin Air ha avuto la copertina di Wired. È stato uno degli elementi di Fiat negli Stati Uniti, cioè il motore super ecologico. Abbiamo realizzato questa applicazione, è stata scaricata in 62 paesi, insomma ha avuto un buon successo. Prima e ultima esperienza di Atlas nel mondo casco. Aidante è un'eredità dei nostri soci che hanno fatto la prima grande esperienza, è stato il primo ebook italiano uscito al mondo, quindi come dire, anche in questo caso tanto sono di Brescia, quindi loro si giocano in casa, quindi il pareggio vale un po' meno. È andata molto bene e paradossalmente è andata molto meglio negli Stati Uniti che in Italia, forse perché lì comunque Dante, questo tipo di cultura che abbiamo, sicuramente è molto più interessante. Qua velocemente abbiamo fatto delle cose per Disney utilizzando un po' della nostra esperienza nel mondo dell'entertainment. Questa è l'ultima nostra opera che continua speriamo che continui il successo, sicuramente continua la serie di Virtualista, è dedicata all'ultima cena e consente, soprattutto attraverso Bubble Viewer, questa nostra piattaforma, di poter entrare, e quando dico entrare dico in maniera proprio fisica grazie allo strumento digitale, nel capolavoro di Leonardo, scoprendo alcune cose che oggettivamente anche chi poi è appassionato di queste cose non è sempre così intuitivo. Basta, adesso qui in realtà volevo scorrere velocemente se si riesce a vedere un po' di mercato, un po' di numeri che le avevo detti, vai pure avanti un altro step. Questo è quello che più o meno succederà, ora mi spaventa molto vedere 37.500 milioni di dollari nel 2015, spero che nel 2015 la maggior parte di noi saranno così imprenditori di successo che leggeremo sulle riviste finanziarie mentre siamo alle Bahamas, però tendenzialmente è quello che sta succedendo. Questo è interessante, nel senso che si sta vedendo un po' come si sta spostando l'utilizzo, ma questo più o meno lo sapete già perché comunque avete delle vibrazioni su smartphone, la voce sta sempre di più scendendo. Una volta il telefono serviva per telefonare, dobbiamo coniare un nuovo verbo perché il telefono serve sempre di meno per telefonare. Questo è una previsione. Eravamo molto distanti, erano molto distanti il mondo del mobile, il mondo del web. Stanno raggiungendo un punto d'incontro. Ora, probabilmente questa infografica è stata fatta prima della notizia che abbiamo condiviso del sorpasso negli Stati Uniti. Però è significativo che comunque le due possibilità di fruizione di contenuti, uno su mobile e uno su web, si possono incontrare nel 2014. Probabilmente avverrà prima, probabilmente avverrà con la creazione di qualcosa di ibrido. Probabilmente il web, come lo intendiamo, cioè da desktop o da notebook, sarà sempre meno utilizzato e sarà sempre più utilizzato invece probabilmente su tablet. Questo è un aggiornamento che però ogni volta che l'aggiorniamo poi aumenta. Sono 500.000 le applicazioni, più di 500.000 sullo store, vedete che comunque è il 37% quelle gratis. Quando vado a qualche convegno mi dicono, grazie, sale molto perché è tutto gratis. Questi sono dati ufficiali di Apple, cioè vuol dire che il 63% delle applicazioni sono a pagamento. Pagamento one click, quindi è un acquisto di impulso. Qui siamo un po' di parte, in realtà io ho un cellulare Android, però facciamo finta di essere di parte. Apple è ancora il driver principale, non ci sono storie. Per una quantità di anni, almeno 3, Apple sarà il driver di questo mercato. Quindi cosa significa? Significa se gli editori, che sono i principali interlocutori di questo mondo, insieme ai produttori di videogiochi, non riusciranno a trovare un elemento in comune per creare una buona economia, probabilmente l'economia delle applicazioni sarà un po' più faticata. Bene, spero di avervi dato qualche dato in più che vi può far riflettere anche rispetto alle vostre cose e comunque
il web non è morto, semplicemente crediamo si stia trasformando in qualcosa di diverso, fruibile.